Inaugurata a Palazzo Sant'Elia la mostra di moto d'epoca, diario a bordo di una motocicletta, con il patrocinio della provincia regionale di Palermo, del CONI regionale Sicilia e del CONI provinciale di Palermo. La mostra, organizzata dalla Motoclub Mediterraneo di Palermo, potrà essere visitata fino al 9 gennaio. Appassionati delle due ruote, è tempo di immergersi nei ricordi. Fino al 9 gennaio a Palazzo Sant'Elia a Palermo ci si può rifare gli occhi con le moto d'epoca dei primi anni 50. In mostra una Guazzoni, un nome che ai più giovani non dice niente, ma che nel biennio 55-56 con una 50 completamente carenata conquistò sul circuito di alta velocità di Monza 30 record mondiali. Il cucciolo che iniziò la storia motociclistica della Ducati nel dopoguerra, la moto Alce della Guzzi, nata nel 1938 da un progetto che ne prevedeva solo l'impiego militare, e ancora la moto Guzzi Falcone, l'ultima della casa con il classico monocilindrico orizzontale quattro tempi di 500 cc. La mostra è stata organizzata dal Motoclub Mediterraneo. Ma era una mostra che mancava a Palermo. Ci sono state diverse iniziative negli anni, io stesso ho organizzato una nel 2006 in occasione del centenario della Targa Florio. Mancava una mostra che potesse mettere in evidenza i pezzi veramente storici dei collezionisti palermitani. Noi con questa mostra non vogliamo fare altro che ripercorrere un po' la parte più bella ma anche più povera dell'Italia degli anni 50, del primo Novecento. Noi abbiamo dei bellissimi pezzi qua dei primi del Novecento, ma soprattutto quello che ci tengo è quello di mettere in evidenza la passione dei collezionisti palermitani.